L'ordine dei medici della provincia di Campobasso questa volta ha fatto le cose in grande, convocando i suoi iscritti per una iniziativa di grande importanza, alla presenza dei colleghi e di altre regioni italiane e dei vertici nazionali per un confronto sulle tematiche relative alla crisi del sistema delle cure e del principio di equità. Ascoltiamo il dottor Giuseppe De Gregorio, presidente dell'Ordine Provinciale di Campobasso. In questo momento in Italia noi abbiamo, dati Istat 2021, 6 milioni di poveri. Per poveri si intendono persone che non superano i 600 euro al mese. Sono persone che stanno in questo momento rinunciando alle cure perché siccome la sanità pubblica non riesce ad assicurarli in tempi corretti, si deve ricorrere, tra virgolette, a quello che si chiama argent de poche, cioè il denaro fuori dalle tasche, ma è evidente che 6 milioni di persone non hanno argento nemmeno di poche, nemmeno per mangiare, figuriamoci se ce l'hanno per curarsi. Non è soltanto un problema di risorse, è un problema generale, cioè il problema che per fortuna durerà poco della mancanza di medici, per esempio, della distribuzione sul territorio, dei pronto soccorsi, insomma, voglio dire, ci sono una serie di problemi che non si possono risolvere sempre e soltanto con i denari, non so se mi sono spiegato. Senza medici le riforme non si possono fare, lo capirebbe chiunque, ma non perché aspiriamo o rivendichiamo un ruolo particolare. È perché siamo parte della sanità, siamo il perno fondamentale, passarci sopra o di fianco o sotto, peggio ancora, quindi contro le nostre volontà non salariali. Voglio aggiungere questo, oggi qui ci sono i rappresentanti nazionali dei più grandi sindacati italiani del territorio e dell'ospitalità, ma non parleremo di sindacato, loro sono l'interfaccia tra il governo e le regioni e quindi i cittadini, quindi siamo tra virgolette corresponsabili anche delle cose non buone che vengono fatte, naturalmente aspiriamo a fare quelle buone. Al commissario Toma o al commissario per il piano di rientro della regione Molise, che comunque si chiami, noi chiediamo di ascoltare, di sentire e di prendere atto di quello che viene fuori dalla pancia dei medici e dei cittadini.